pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ecco qua. Eccolo qui il nostro Marco Camisani Calzolari. E allora, Interconnessi d'Italia, avete dubbi sul digitale? Non c'è problema, chiamateci subito al numero 06 37 35 33 02 oppure scriveteci una mail a unamattinainfamiglia@rai.it oppure scriveteci su Facebook o su Twitter. E allora, caro Marco, beh, è uscita una curiosa statistica secondo la quale, udite udite, gli italiani più chiacchieroni al telefono sarebbero? Gli abruzzesi, ecco. Non si sa come mai. Ma perché proprio gli abruzzesi? Sai che me lo sono chiesto in ogni modo e non mi viene in mente, non ho idea, non so, boh, chissà perché. Vabbè, e in ogni caso, gli italiani sono dei consumivori di telefono, si può dire consumivori? Non viviamo... No, però lo inventiamo. Il consumivoro, inventata così, è quello che consuma non solo telefonate, ma anche sms e anche gigabyte, perché sembriamo tutti un po' analogici in Italia, ma poi col telefonino... Anche perché a volte, usando serie WhatsApp, non ne possiamo più fare. E certo, usando WhatsApp abbiamo la sensazione di usare solo WhatsApp. In realtà usiamo internet. Quindi quando uno viene intervistato a volte dice: ma lei usa internet? No, in realtà sì, perché WhatsApp si collega ad internet. In ogni caso, l'idea è questa di questa ricerca: tirar fuori quanto gli italiani sono, cosa ho detto, consumivori. E allora, aspetta che me la scrivo. Non è male il consumivoro. E praticamente in sostanza quello che viene fuori è che mediamente mandiamo come italiani 165 sms al mese e consumiamo 2 gigabyte e mezzo quasi al mese. Che sono tanti. Che sono tantissimi. Ah. Il Trentino Alto Adige è quello, più consumoso. E invece la Basilicata consumoso, oggi siamo con parla una lingua sua, non ci fate caso. È l'internettaro. e la Basilicata è quella che consuma meno gigabyte, vuol dire che naviga poco in internet la Basilicata. Quindi la palma d'oro alla più chiacchierona va agli abruzzesi. Gli abruzzesi, i trentini sono quelli più internettosi e il Basilicata vabbè, basta, i più analogici. Guarda che poi interpelliamo il professor Giusto. Sabatini. Mamma, che mi sgrida tantissimo sgrida. Questi neologismi qua. E sentiamo chi c'è in linea. Pronto soccorso digitale. Chi c'è? Pronto? Pronto? Pronto, pronto. Non c'è nessuno. Si sono spaventati da quello che hai detto. Sono collegati qua. Aspetta, mi sta arrivando via telepatia, perché è un collegamento via internet. Aspetta, ti dico la domanda. Per resettare. Oh, vediamo se c'è qualcuno. Aspetta, in il linea, cellulare. Aspetta, che non riesco a capire un attimo. Vabbè, andiamo avanti. Generali. Per il momento, forse sarà caduta la linea. No. Allora, intanto. Mi è arrivata la domanda comunque, volendo. Ti è arrivata la domanda? Arrivata sì, no, vabbè, ma sentiamo niente. Il telespettatore vabbè, invece. Sentiamo, mi è arrivata proprio qua. La videocuriosità, qual è? Allora, ha circolato tantissimo online un video pazzesco. Adesso lo vediamo. In sostanza, praticamente vedi questo ragazzo con la telecamera che si avvicina verso un albero, che eccolo qua, che ha uno specchio appoggiato all'albero, e mentre si avvicina incredibilmente va avanti, al posto di fermarsi e spicchiare contro lo schermo continua ad andare avanti, e mentre si gira rivedi di nuovo lo specchio. Ma come ha fatto? E dici: come ha fatto? Allora tutti: oddio, come ha fatto? In realtà oggi, grazie al digitale, c'è la possibilità di, in casa, quindi ecco perché questi ragazzi riescono a fare queste cose, di montare i video. Sveraci come ha fatto. Lui è molto bravo, è un ragazzo che fa molti effetti di questo tipo, quindi è proprio lavora con sistemi di stop motion, che è una tecnica più che altro in cui vai fotogramma per fotogramma a fare le cose, perché lui si è messo lì e a un certo punto ha fatto la ripresa in varie angolazioni fino a quando non ha trovato quella giusta, che per cui i due fotogrammi coincidevano, e in sostanza quindi un montaggio. È alla fine un montaggio. Ci hai svelato il segreto? Beh, ci ho messo un'ora a dirlo, alla fine invece la Ingrid è un montaggio. E allora, ci hai svelato quindi il segreto di questo filmmaker? Che era un montaggio. Però ci devi svelare anche il segreto del selfie perfetto, Marco. Sei pronta? Ebbene sì, quello che ci strapperà milioni, ondate di like e di condivisioni, e ci spiegherà quindi adesso il nostro prof 2.0 praticamente il trucco dei fotografi della domenica. Domenica, dai, chiamiamoli così. Allora, di solito uno degli errori più grandi che si fanno quando si fanno le foto, sono le luci. Cioè non hai mai abbastanza luce. È fondamentale la luce per la foto, lo sappiamo. La luce per la foto, secondo me. Però non è che puoi girare con un telo di quelli che riflettono la luce, giusto? Anche no. Invece no, sbagliato. Eccolo qua. Praticamente, questo qui non è di quelli da fotografi. Questo qui è uno di quelli da automobile.
quelli che pensavo d'estate. Quelli per prendere il sole. Anche non è male. Quelli dice, che si usavano una volta. Così. Esatto. Esatto, via internet, ma non ci si può ancora abbronzare. E allora in sostanza con questo qui, no, io posso usare il telo dell'auto per riflettere. Guarda come sei più bella così, un po' meno, un po' di più. Un po' meno, un po' di più. È tutta, cioè, una dovremmo girare con questa roba? Prova. Adesso vai, tu ti metti. Provare. Mettiti un po' così, fa vedere. Scusateci, sei però. Pronta? Tira un po' su, tira un po' così? Su. Così che sei. Ah, perfetto, aspetta, ferma. Eccola! È venuta bene? Benissimo, perché benissimo. C'è il riflettore. Per cui non c'è più bisogno di doverne comprare uno da fotografi, basta usare quello della macchina. Quindi per strada ci vedrete zero. Tutti così, andare tutti in giro in questo modo. Ma ecco la telefonata di prima, pronto? Pronto? Buongiorno professore. Buongiorno. Io avrei un grave problema perché ho cambiato cellulare, ho trasferito tutti i dati nel nuovo, però vorrei completamente cancellare tutte le tracce da quello vecchio. Mi riferisco alle password, tutti i dati della carta di credito. Come è possibile riformattare? È giusto. E allora è una cosa che peraltro bisogna fare appunto quando si vende, no? Quando bisogna ricordarselo sempre, perché a volte c'è qualcuno che si può fare i fatti tuoi, perché si trova in mano un dispositivo che contiene le tue foto, i tuoi messaggi inviati, eccetera, eccetera. E allora come si fa? Ovviamente dipende dal modello di cellulare che avete. Però orientativamente, qui faccio un esempio col mio, bisogna andare dentro impostazioni, qua, ok, e poi dentro generali, se si ha un'interfaccia simile a questa, ed in fondo ripristina. Ah. Ed in ultimo inizializza contenuto e impostazioni. Non vado avanti perché vorrei tenermi i miei contenuti. No, e qui inizializza, cancella tutto? Inizializza, resetta e cancella tutto nel telefono come quando è stato acquistato. Perfetto. Quindi, ricordo solo, giusto per aggiungere una parolina, che a volte, ovviamente in caso di ricerche della polizia, tecnicamente i dati sono ancora scritti e qualcuno come messaggi con dei software particolari potrebbe recuperare, perché per cui non è risalire un vero reset totale, è un reset totale che svuota il telefono per una persona normale. Vabbè, questo in casi eccezionali, però fatto bene uno particolarmente bravo potrerebbe continuare a tirar fuori i dati. Ecco, bene. E adesso ti leggo la mail accurata di Raffaele, che scrive: sono alla ricerca dell'amore con la maiuscola e vorrei sfruttare le opportunità che la rete offre. Però ad una prima indagine queste applicazioni e siti per trovare l'anima gemella sono tutte a pagamento. Possibile? Mi può aiutare? Certo. Ma io farei anche una premessa su questa cosa, che effettivamente oggi sono tanti, no? Ad utilizzare questi siti per cercare appunto l'anima gemella, per cercare un compagno. In effetti è un modo alternativo dove non c'è quello che si chiama chimica, quella cosa dove non. Però in cambio, quindi no, il devisu dove hai una sensazione, però in cambio hai tutte quelle informazioni che normalmente quando incontri una persona per caso non hai, perché hai tutta la sua storia, che cosa fa, cosa desidera. In ogni caso, per rispondere al telespettatore, uno di quelli più utilizzati nel mondo si chiama Tinder, che peraltro nell'arco di tra poco sarà anche disponibile via web, quindi diventerà un sito. Fino ad oggi era disponibile solo come versione, come applicazione, no? Che permetteva di sì, no, mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace. Se tutte e due dicono mi piace, automaticamente vi incontrate. Ovviamente è un incontro inizialmente fatto di aspetto estetico, quindi non c'è la profondità. Vabbè, certo. Di andare a capire, poi, no? Quello le caratteristiche, il resto viene dopo. Si approfondisce dopo. Oppure un sito più tradizionale, Lovepedia, questo è gratuito per il mondo PC, per il mondo comunque, insomma, no? Non mobile, non telefono, non smartphone, e lì, anche lì si può in modo tradizionale in senso internetoso, per usare la parola di prima, cercare di incontrarsi e di capire se i gusti, se gli interessi matchano, sono gli stessi. D'accordo. E che ci crediate o no, non è vero tutto quello che leggiamo nei post e nei tweet dei nostri amici. Ma no, non lo sapevamo mica, No, esatto. E allora c'è un'applicazione che si chiama Whisper. Che cioè. È ovvio. Io non ho parole. È ovvio, no, ma infatti ogni tanto uno dice sono qua. Uno, allora, no, ma spieghiamo questa applicazione Whisper, che Whisper cosa fa. Praticamente permette alle persone di raccontare, no? Di raccontare delle verità.
no, della loro cose vita. Cose non vere. Sì, no, delle verità, cioè di cose che hanno fatto non vere a volte, no? Oppure di marachelle, di varie cose, ma non sono anonimi. O fingere racconti. Di... E quindi raccontano all'interno di Whisper, abbiamo trovato dei racconti dove dicono io ho finto di avere un fidanzato, c'è gente che finge di avere un fidanzato con tanto di foto magari, con tanto di foto. Ecco. Cioè oppure di andare in vacanza, sì, in un posto, di avere una vero. Relazione con il fidanzato, addirittura io quando cerco, magari sono a Londra, cerco qualcosa per invitare qualcuno ad una festa di Londra e trovo gente che a Londra non ci vive, la maggior parte delle persone scrive di quelli che conosco scrive Londra senza vivere a Londra, per cui insomma che cosa si fa per essere più interessanti agli occhi degli amici. Grazie prof 2.0.